Buongiorno e buona domenica, amici di Super J. Torniamo con caffè e latte. Torniamo questa domenica, domenica 16 aprile. Un caldo proprio eccezionale. Buongiorno, un caldo fantastico. Stavo vedendo, innanzitutto, buongiorno, cari telespettatori. Una domenica che, ahimè, è fredda, piovosa ancora una volta. Questa primavera che non riesce a ingranare la marcia. Ci eravamo illusi che abbiamo fatto un marzo caldo, ricordiamo. Io a volte ho anche, diciamo, esasperato la manica corta nell'incredulità generale, però ce l'ha fatta pagare. Un aprile così a tre cilindri, molto freddo, uggioso, diciamo un mezzo autunno, sì, quasi, colori, quasi un po' deprimente, devo non dire. Sono dei colori che ci danno, ecco, l'inizio dell'estate, capito? Il uscire fuori, il picnic. Diciamo, l'unica cosa positiva secondo gli esperti è la pioggia, perché c'è bisogno. Sta piovendo, contentissimi tutti i nostri agricoltori, certo. Tutti i nostri piccoli, diciamo, seminatori, che insomma stanno raccogliendo di più con queste piogge. Speriamo bene, anche al mercato ho visto gente più rilassata per via della verdura, chi ha gli ortofrutta e quant'altro, chi coltiva, quindi insomma diciamo che va bene così per il momento, però non tutti i mali vengono per nuocere, ma noi vorremmo il bel tempo, ecco. Vediamo il meteocafone, Mauro, che cosa ci ha riservato come previsione, andremo a vedere dopo. La Pasquetta com'è andata? La tua Pasquetta? Ma la Pasquetta in sordina quest'anno, un po' col freno a mano tirata, anche perché così quel freddino così non è stato gradito, ci siamo usciti dalla casa. Ok, quindi sì, ma a proposito di Pasquetta avevamo un sondaggione, sì, che in qualche modo andiamo poi subito i risultati. Beh, vediamo, sentiamo. Risultati, cosa fate per smaltire i bagordi di Pasquetta? Avevamo messo torneo di briscola, shopping atletico, nuoto bici corsa, era tutte e tre, grigliata sgrassante. Al terzo posto ex equa, quindi non c'è, quarto posto, al 5%, torneo di briscola e shopping atletico. Oh, ma shopping atletico, esattamente, c'è come funziona. Tu corri con la carta di credito per mano, ti lanciano le buste col POS, tac, ripassi e paghi. Fai apposta così. Lo utilizzano anche. E invece briscola, diciamo anche per gli amici a casa che magari vogliono rimettersi in forma per l'estate, la briscola quali fasce muscolari va specialmente? La zona, diciamo, alta, la zona alta del bacino, perché ecco, questa è la mossa a briscola, e questa ta. Quindi tricipite, carica, spalla, sì, diciamo. Così puoi anche invertire la mano, okay, capito? Così alle, se debba, poi sicuramente avrai a che fare con un bicchiere mentre. Quindi per braccia e spalle definite la briscola tu la consigli, non lo dico per gli uomini. Sì, nella parte superiore assolutamente. Beh, sì, okay. Uno sport, diciamo, in voga. Quindi diciamo, terzo posto, torneo di briscola e shopping atletico, 55%. Al secondo posto, nuoto bici corsa, un ottimo 33%. Cavoli. E al primo posto si riconferma per la seconda settimana di fila, al 57%, la grigliata sgrassante per eliminare i bagordi di Pasquetta. Quindi si sgrascia ancora, si sfragia ancora. Nonostante la pioggia, il vento, niente. Ah sì, la gente c'ha i porticati, i gazebbi, c'ha delle zone, diciamo, di comfort. Di comfort, ecco, se le crea proprio a casa per sfragiare, per arrostire. Io pure, nel mio piccolo, ho due zone di comfort. In cui insomma mi diletto anche nei giorni di pioggia, vedi Pasquetta, ecco. Ok, ok, ci piace. E allora cominciamo con le notizie. Siccome ne ho tante, non so da dove iniziare, chiedo a te, Stellina, dimmi un tema che ti piace. Tema che ti piace, questo lo diciamo dopo, perché è così. Oggi dimmi un tema. Mi sento animali, notizie piccanti, curiosità. E allora ecco una bella curiosità, perché andiamo a vedere Vogue. Tu leggi Vogue? Vogue, okay. Tante Vogue, esatto. Vogue, su Vogue arriva una copertina di una donna di 106 anni. Apo, conosci Apo? La celebre tatuatrice Batok. Tu sai che c'è questa, diciamo,
Noi tradizione a Miano, filippina. A Miano abbiamo Bakongo. Sì, salutiamo. No, tu sai che, ma probabilmente come tanti nostri telespettatori, che nelle Filippine, insomma, in zone asiatiche ci sono tecniche di tatuaggi tradizionali, ok? Tra queste c'è la tecnica Batok, che è esercitata da questa donna che si chiama Apo, e che è una donna, la donna più anziana mai apparsa sulle copertine della celebre rivista, ha 106 anni. Peraltro si riporta anche bene, insomma. Vapo Wang Od, centenaria conosciuta come Maria Ogai, pratica la millenaria arte del Batok nel remoto villaggio di Buscalan. Tra l'altro, non so se sai che ci sono tantissimi visitatori che arrivano da tutto il mondo alla ricerca dei suoi caratteristici disegni geometrici. Pensa che per arrivare al suo villaggio di Buscalan, da non confondere con Buscopan, che è un'altra cosa, o Bendalan, esatto, ci vogliono 12 ore da Manila, e già Manila, insomma, non è proprio a portata di mano, percorrendo tortuose strade sulle montagne di Kalinga, aggirando i detriti delle frane e i camion che sbucano dalla nebbia, quindi una cosa complicatissima. Nonostante ciò, migliaia di visitatori da tutto il mondo arrivano alla ricerca dei suoi caratteristici disegni geometrici. Tu lo sapevi questa cosa? Assolutamente no, sapevo che la zona è molto impervia, non ho mai pensato di andare in un posto simile perché Vabbè, magari con tatuaggi, tu dici. Ma un tatuaggio, ci sta pure la fiera di tatuaggi qua a Porto San Del Porto San Giorgio, una settimana. È la mia strada. Sto fine settimana, quindi villa te lo fermo. E ti togli il pensiero. Comunque, ti do un altro paio di curiosità. Lei praticamente ha imparato la tecnica dal padre a 15 anni, se consideri che ne ha 106 a 91 anni di esperienza, insomma, non male. Diciamo che non è una di primo pelo, ecco, se e diciamo che anche la pensione insomma, non sarebbe male. Beh. Ma non si è stancata di fare questi disegni, è proprio una passione. Bene che in questi paesi e le tradizioni sono ancora vive, diciamo, riescono a mantenerle, tutti i piccoli centri rurali dove si mantengono le tradizioni, quindi sicuramente la signora avrà sotto di lei numerosi adepti, diciamo. Assolutamente. Comunque 106 anni alla grande, ancora tatua. Beh, ancora c'ha la mano ferma, sfido chiunque. Quindi insomma, mi rendo conto che una cosa è importante, importantissima. Adesso altra curiosità, visto che ne abbiamo attivata una, abbiamo buttato alla una, te ne do un'altra. Abbiamo già letto una domanda, cioè, o meglio, scusami, una notizia simile, perché ci sono tante donne che poi con i social magari salgono agli onori della cronaca grazie a queste notizie. Parliamo di Fi, la madre single con 11 figli da 8 padri diversi. Questa già l'altra volta avevamo avuto una notizia simile, racconta la mamma TikToker, insomma, questa storia che è diventata virale. Lei ha 11 figli da 8 uomini diversi. Come nella storia che leggemmo qualche settimana fa, anche lei vuole arrivare a un numero più alto. E vuole arrivare a una trentina di figli, li fa con uomini diversi, così anche nel suo caso, se dovesse mancare un padre perché va via o perché dovesse venire proprio a mancare, c'è sempre la possibilità per i figli di avere un altro padre. Che ne pensi? Quindi diciamo una filosofia abbastanza discutibile, se la riflettiamo, diciamo una rosa di padri abbastanza ampia. Diciamo che ecco, una squadra di padri pronti ad intervenire a chiudere le falle, se vogliamo, in caso di infortunio, diciamo se ci sta qualcosa da chiudere intervengono a... No, ma una cosa che ti volevo domandare adesso, perché io capisco, perché questa è la seconda storia che ci capita su questa linea di pensiero. Va bene, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma capisco la filosofia di dire se manca un padre perché va via, se manca un padre perché sta male, se manca un padre perché dovesse proprio venire a mancare, c'è qualcun altro che può in qualche modo sopperire alla mancanza. Ma se dovesse mancare la madre, questi 30 bambini in futuro, no, ecco, questo si rivolgono, mi sembra che è un interrogativo che ci ponevamo anche l'altra volta. La signora sì, pensa a lei che di qua, di là, corre su, corre io, ma non succede niente. Ma se succede, signor, che facciamo? Vabbè, ci sarà la divisione sui padri, bisognerebbe avere altro, però 30. Insomma, la vedo come un'idea abbastanza discutibile. E allora a proposito, ma torna il tempo delle virtù.
Tra un po', tra qualche, ma noi già io siamo io adesso vorrei fare un appello ai nostri cari. Chi ci invita a cucinare? Ah, certo, l'anno scorso siamo stati a casa l'anno il professore. Siamo stati a casa il professor Deli. Quest'anno vogliamo trovare asilo in un'altra abitazione. Ok, vai. Quindi lanciamo l'appello per chi ci vuole ospitare per le virtù, per parlare le virtù. Così in TV, in diretta, ditecelo al 351 7532 450. Ricordate 351 7532 450. Veniamo a casa vostra a cucinare comodamente, con voi comodamente le virtù, a cucinare, a mangiare, a assaggiare. Noi a mangiare, chiariamo, poi mangiamo un po' così. Facciamo uno sbiuro, sì, quello che ci va. L'importante è che, insomma, l'anno scorso, tra l'altro, a proposito di virtù, ricordo che eravamo, diciamo, su un terrazzino, siccome il tempo non era proprio eccezionale, prima che uscisse il sole, quindi insomma, mattina presto, sì, sentiamo una certa Filippa Lagerbach. Non ha fatto diciamo caldissimo anche l'anno scorso. Ricordi in questo chiostro bellissimo a Porta Romana il professor Deli, che salutiamo, gentilissimo. Faceva freschino. Quindi se si dovesse fare, insomma, una zona, lo diciamo. Ma noi siamo preparati, ci mettiamo un giubbino, basta che facciamo l'ammasciata, giusto? E allora, altra curiosità, visto che siamo partiti con la curiosità, a Sciacca, sei mai stato a Sciacca? Sciacca, sì. Ci sono stato a Sciacca. E ascoltami, conosci qualche geologo dell'Università di Palermo, tu personalmente? No, per capire, personalmente se, per capire se parliamo di persone affidabili, perché io non lo so, ma la notizia ci dice che è stato trovato un relitto aereo sul fondale al largo di Sciacca. Nel lungo 20 metri, l'apertura alare di 30 metri, la scoperta dei geologi, guarda qui, guarda che foto, questo è sui fondali, c'è un aereo, ok? E tu mi dirai che aereo, eh? Andiamo a vedere. Trovato un relitto sul fondale, ok? Praticamente è stato trovato nella realizzazione del foglio della carta geologica Sciacca, a circa 7,5 miglia nautiche dal comune dell'Agrigentino, durante l'acquisizione di dati acustici, perché per fare, insomma, queste rilevazioni si utilizzano segnali acustici che poi vengono rimbalzati e registrati. Comunque, questo aereo è evidentemente lungo 20 metri e ha un'apertura alare di 30 metri, ok? Non si è ben capito, ma potrebbe essere un Savoia Marchette risalente alla Seconda Guerra Mondiale, abbattuto dai caccia inglesi il 14 agosto 1942. Però le caratteristiche non sembrano corrispondere esattamente al relitto, quindi non si capisce bene quale sia questo aereo, da dove venga, però insomma, di fatto l'aereo è lì e la foto è anche piuttosto suggestiva. Cioè la foto è suggestiva, certo, adesso trovare che aereo è, lo vedo alquanto difficile, però sicuramente i ricercatori dell'università stanno lavorando alacremente, come si dice. Un bimotore qua, non so, insomma, dalle misure ci qualcosa piace, potrebbe ci piace. Curioso adesso. Però, curioso. Interessante, a proposito di voli, guarda qua. Oggi ti vedo molto preparato, sì, è passata una notte serena. Perché mi piace, perché a proposito di voli... A parte, ho mandato 187 notizie. È stata una settimana ricca, se vogliamo analizzare. Assolutamente, ricca. Abbiamo trovato, abbiamo scovato tre viaggiatori seriali in volo, seriali nel senso che hanno viaggiato molto, per 83,5 milioni di chilometri. Cioè la Terra, la distanza che c'è tra la Terra e Venere, andate e ritorno, ok? Quindi con questi 83,5 milioni... Diciamo anche che hanno avuto un discreto tempo queste persone. Ma infatti, insomma, non sono dei bimbi. Chi ha tempo deve viaggiare, signore, mettetelo in testa, non rimanete agganciati alle porte di casa, che la medaglia non va da nessuno. Allora, sono Tom, Fred e Todd, che detto così sembra una cosa tipo TDT. Sì. Tom, Fred e Todd, passeggeri seriali che vivono nelle lounge aeroportuali e nelle classi business. In 18 mesi hanno fatto un record, ok? Praticamente hanno viaggiato
per un traguardo di 14 milioni di miglia, 22 milioni di chilometri con la stessa compagnia aerea, questo è Todd con Delta Airline. È proprio il colosso USA, quindi l'azienda, a celebrarlo, perché Todd è il suo miglior viaggiatore, ha coperto la distanza di 1,6 milioni di chilometri in appena 18 mesi, meno di 2 anni. Spiega, insomma, la Delta Airline, coprendo una distanza giornaliera media di 3.000 km circa. E lui dice, in realtà, Todd dice, in realtà l'unica cosa che faccio è sedermi in poltrona e viaggiare, non ho fatto niente di straordinario. Però loro giustamente li ha festeggiati, ok? Todd ormai è conosciuto da tutto il personale di terra della compagnia, dopo 20 anni di frequentazione delle lounge aeroportuali, e del resto per lui il centro operativo, che ha anche inviato un messaggio alla cabina di pilotaggio mentre il viaggiatore seriale stava volando da Zurigo a New York il giorno del suo compleanno. E, insomma, è stato un onore aiutare Todd a raggiungere l'obiettivo dei 22,5 milioni di chilometri. Ok, comunque parlavamo di Todd, ma adesso parliamo invece di Tom. Ok, Tom Stacker è un altro viaggiatore che si sposta per addestrare. Non ho capito. Sono questi tre personaggi, capito? Perché Todd, che Todd, Flood, dici in giambato, ci fa capire niente. Sono tre persone. Ok, Todd, Tom e Flood. Ok, sono tre persone. Che non ci sono tre persone. Allora, una ha fatto 22. Esatto, ma non è che si conoscono, sono tre. Le tre persone che al mondo hanno viaggiato di più, ecco, quindi sono questo record. Quindi manco si sono salutati. Abbiamo parlato di Todd, che poi non sappiamo che lavoro faccia Todd. Invece Tom, ok, che quest'altro signore... A me, cioè, viaggiare così tanto, secondo me non lavora, ma te lo dico. No, no, quello magari fa il rappresentante, non so, di aerei, non so, per dire. No. Comunque, invece, Tom Stacker, che insegue la classifica, quindi il secondo viaggiatore... Non è che fa il controllo qualità della ditta. Lui ha accumulato oltre 12.000 voli e superato i 37 milioni di chilometri, ok? Tom si sposta per addestrare le persone a gestire i concessionari di automobili. Quindi lui va in giro, capito? E addestra le persone a gestire i concessionari di automobili. Ok, e punta ai 40 milioni di chilometri entro il 2026, possibilmente con la stessa compagnia che usa da sempre, United Airlines, proprio per par condicio. Quelli erano Delta, questi sono United, che sono le due compagnie più importanti negli Stati Uniti. Prima dello scoppio della pandemia volava in media tra i 200 e i 250 giorni all'anno, tu pensi un po', praticamente nemmeno un giorno stava. E a chi egli contesta l'impatto delle emissioni di anidride carbonica risponde: tanto l'aereo vola lo stesso con me o senza di me, ok? E invece un altro vicino a Todd è questo signor Fred Finn, certificato dal Guinness dei primati nel 2003 come quello che ha viaggiato di più nel mondo. Fred ha lavorato per le multinazionali e ai giorni odierni ha superato i 24 milioni di chilometri in aereo dal 1958 con diverse compagnie, inclusi 718 voli in Concorde, il jet supersonico poi ritirato dal servizio nel 2003, è stato in 150 paesi e l'elenco aumenta di anno in anno. Insomma, insomma sono dei primati importanti. Insomma, una cosa grossa. Non è una cosa grossa. Voi viaggiate molto? A parte... Voi viaggiate molto, dico? Ma voi chi? Voi loro? Voi ci sta chi viaggia molto, chi viaggia di meno, chi non viaggia per niente, io invito a farlo perché è uno dei miei, diciamo, hobby preferiti. Io quando ho 2 giorni, lo sapete ormai, io me ne vado. Stellina parte, d'altra parte, se parte, stellina, parte, insomma, ti porta in cielo in qualche si parte modo. Perché vai a esplorare nuovi mondi. Nuovi assolutamente. Mondi. Comunque, quando Stellina arriverà a 83,5 milioni di chilometri, anche noi festeggeremo una bottiglia, stapperemo cose. Una bottiglia. Comunque, va bene, cambiamo tema. Abbiamo parlato di curiosità e invece adesso parliamo di disavventure, diciamo, pratiche, perché siamo in zona, ci riavviciniamo, siamo a Rocca Raso. Voi sapete che durante le vacanze, o meglio le celebrazioni pasquali, ci sono molte messe, molte cerimonie, molte cosine. Sono volate madonne, ma non in quel senso che numerose rappresentazioni della religione sono state vittime di infortuni da parte dei partecipanti che purtroppo hanno fatto sì che diverse statue
di rappresentazione cattolica sono andate a terra, ahimè, no? Allora c'è un tema importante. Mancano ad oggi le vocazioni per quanto riguarda il servizio sacerdotale, ma anche le vocazioni per quanto riguarda i chierichetti, la frequentazione delle chiese. Quindi i ragazzi non sono formati e si ritrovano magari in circostanze con chiese gremite di persone, quindi anche ragazzi emozionati, a gestire pratiche che non sono magari collaudate, ecco. È successo in Roccaraso che un sacerdote ha passato la croce a un chierichetto. Adesso non sappiamo se questo chierichetto aveva esperienza riguardo o meno, ma di fatto è una bella croce di metallo piuttosto voluminosa. Probabilmente il ragazzo non aveva la misura del peso di questa croce e non è riuscito a gestirla in maniera troppo corretta e l'ha data in fronte al sacerdote. Vi mostriamo il video, così è più semplice capire che eccoci qua. E qua, esatto, sacerdote passa la croce. Che poi, ma okay, non ho capito il rumore, secondo te è messo in post produzione? No, sì, è stato messo dai burloni di TikTok, ma perché è una bella, diciamo, scambanata. Perché devo dire, a questo punto non sono nemmeno certo che la croce fosse in metallo, magari che il legno e l'uomo ci ha. No, la croce mi sembra proprio che sia in metallo, perché poi nell'articolo lo menziona, perché è una cosa curiosa. Tra l'altro, dicevo. Il suono, quando ho visto le mani, mi ha fatto pensare, ti ricordi le cos'era, le comiche? Quelle con Fantozzi, che lui sarà lì sul campanile, proprio quel suono da campana. E insomma, curioso. Assolutamente, ma ci sono tanti filmati sul web che appunto ricordano tutte queste disavventure, chiamiamole così, di chiesa. Tra l'altro, a te è mai capitato di assistere a qualche, diciamo, disavventura, qualche santo che ma qualche sketch in chiesa simpatico? Okay. A parte che io me ne immagino io gli sketch in base. Ah, ok, quindi diciamo. Ci sono tante situazioni che in chiesa ti scaturiscono una piccola risata. Ecco, ma ce n'è un'altra che in chiesa scaturisce un po' di Pasqua, ma sai, c'è proprio uno schiacciamento dell'uovo. Ringraziamo Pietro. Sembra quasi un tuffo, grazie Pietro, quasi un tuffo a John Cena, una cosa tipo. Ma si usa soprattutto al sud, c'è uova di Pasqua gigante, anche perché scaturiscono la curiosità dei bimbi, bimbi. Allora, adesso prima di andare in pausa pubblicitaria, ti leggo un'altra notizia interessante, curiosa, e poi ti prego già da adesso, Stellina, di pensare a come questa notizia potrebbe trasformarsi in un sondaggione, ok? Quindi adesso ti do una notizia, poi tu ci pensi nel frattempo che andiamo in pubblicità. Vai. Allora, dietro un quadro del XVI secolo a Brindisi trova 23 milioni di lire, quindi insomma 11.500 euro circa, insomma buttali via. Dietro a un quadro lasciatogli dal padre, lui ha trovato questi soldi, li porta in banca, ma non possono essere più cambiati in euro perché la legge dice che dopo una determinata data le lire non possono più essere cambiate in euro. Questa cosa è già capitata. Di fatto l'uomo è stato baciato alla fortuna in qualche modo a Brindisi, ma la dea bendata gli ha subito voltato le spalle. Nonostante il ritrovamento record di 23 milioni di lire in contanti dietro un quadro del XVI secolo, si è ritrovato in mano un pugno di mosche con la somma che per la Banca d'Italia non è più valida. Ok, lui praticamente ha trovato questi soldi, oggi corrispondenti a circa 11.000 euro, come abbiamo detto. Ha pensato di andare in banca a cambiarle, ma la banca non le ha cambiate perché, trascorsi 10 anni dall'entrata dell'euro nel 2002, non è più possibile effettuare il cambio. Quindi, al 2012 di fatto non si possono più cambiare i soldi. La richiesta di assistenza dell'uomo all'associazione Giusti Italia, che si occupa tra le altre cose a livello nazionale e internazionale della conversione lira-euro. La richiesta è stata fatta per cercare di ottenere il cambio forzosamente tramite una richiesta di conversione avanzata davanti al tribunale ordinario. Però l'associazione, che effettivamente l'uomo è fuori tempi massimi, ma potrebbe ancora sperare, perché il termine iniziale di 10 anni decorre da quando il soggetto può far valere il proprio diritto. Quindi in teoria dal momento in cui
l'uomo ha trovato il denaro, quindi è una cosa un po' da discutere. Beh, di fatto se l'ha trovata adesso, però se, è un po' complicata da gestire la faccenda. Una domanda che io faccio però è questa: se lui è un quadro del 1500, di fatto, insomma, anche questo quadro varrà qualcosina, non so, un quadro del 1500 per assolutamente sì, però questo secondo me è una cioè potrebbe essere materia per un sondaggio. Una materia per un sondaggio, assolutamente. Allora, dopo la pubblicità lo devo, però secondo me, cioè, chi trova dei soldi, no? Chi trova dei soldi che, non so, il padre che è venuto a mancare l'ha nascosti in, dentro casa, no? Mettiamo questo esempio che è successo, no? Di ritrovare certo, in certo, soldi. Perché il possessore deve perdere il valore di questo denaro? Cioè, lui non è una cosa sua. Sono usciti dopo tanto tempo, sicuramente erano frutto di un risparmio, si ipotizza, no? Io direi di metterli, diciamo, che si possono cambiare pagando una, che ne so, un 10% di tasse. Così una percentuale. Una percentuale. Di sicuro. Almeno, insomma, vanno in perdizione, lo Stato riprende qualcosa e... Cioè, bisogna essere anche su politici, attivatevi per una proposta di legge del genere. Insomma, un tema difficile da affrontare, vediamo che cosa peccato, no? Uno trova 23 milioni e se li può cagnare, insomma. Va bene. E andiamo a vedere un po' che cosa succede con la nostra pubblicità e vediamo Stellina nel frattempo che cosa pensa per il vostro sondaggione. Torniamo in studio, amici di Super J. Momento di grande tensione, anche io un po' emozionato, perché prima della pubblicità ho lanciato a Stellina l'idea per un sondaggione. Lui è molto concentrato, è stato proprio concentratissimo. Vedo che scriveva, prendeva appunti. Vediamo che cosa ha partorito la mente del nostro Stellina per il sondaggione della prossima settimana. Nuovo sondaggione dell'Isostate. Trovo 23 milioni di lire e la banca non me li cambia. Aia. Che faccio? Uno, li brucio e mi ci scaldo. Ah, tu dici, dato il freddo, col freddo che fa, che fa? Ci sta. Due, opzione simpatica, ci gioco a Monopoli. Non male, dici, non male. Compro. Tre, li porto in Svizzera e cerco di cambiarli in cioccolata. Ah, tu dici, perché magari la Svizzera, non avendo l'euro, loro non sono a corrente. I cugini d'Oltralpe, insomma. Non hanno avuto ancora notizia. Apprezzano. Diciamo. Okay. Quattro, ci vado a... Ci vado puntini, a... puntini. Com'è puntini? Ci vado a... Ci vado a mangiare. Ci può... ci vado a fare benzina. Ci vado. Uno ci prova a spenderlo in qualche ci modo fantasioso. Prova a spendere. Logicamente è sempre un sondaggio. Lì sono state. Ok. È una società serissima. Assolutamente. Mi dici, per trasparenza ai nostri telespettatori, se puoi dire il sito della Isostate. Isostate.com. Provato a cliccare Isostato, cioè scritto Isostato. No, perché io ho provato a cliccare un'altra prova, vabbè, non so, c'è qualcosa. Ogni tanto va in bug. Ah, in bug il sito, vabbè. A proposito di bug, invece noi bug non ne abbiamo, anzi abbiamo una regia efficientissima. E oltre a Pietro c'è Tommaso oggi. Tommaso che quando ci ha sentito chiacchierare rispetto alle disavventure ecclesiastiche, tra virgolette, cioè, ha preparato una piccola clip dei migliori contenuti presi, insomma, negli ultimi tempi, ma anche qualche anno addietro, con delle cose simpatiche. Allora abbiamo deciso di mostrarvelo. Vediamo un po' dalla regia, facciamo partire la clip di Tommaso. Ecco, questo è un esempio, un video fantastico, perché c'è un sacerdote che, sai, in tempi di Covid ci si attrezzava anche per fare messe online, quindi in distanza. Solo che questo sacerdote non era molto bravo avvezzo, con l'applicazione. Esatto, e gli si attivavano tutta una serie di filtri inavvertitamente, quindi lui già questa faccia un po' perplessa. Salma Cotelma. Sì, con i filtri che si attivano. E che lui, poverino, non riesce a disavvedere un po' di disappunto. Sì. Che lui non riesce chissà, a capire. Chissà che dice. Che mi sta lui... disegnando con varie maniere. Lui, certo, pensa che lui stia facendo uno scherzo. Che ama lo scherzo, ma credo che in questo momento lo scherzo non bisogna farlo. Esatto, grazie. Lui.
lui se la prende perché pensa che gli stiamo facendo uno scherzo. Okay? Poi, quindi, sicuramente dopo l'ennesima visione del mago Merlino ha interrotto la diretta, sì, perché insomma, si sarà sentito inopportuno con la Madonna alle spalle. Esatto, perché insomma c'è il rischio che parta qualche, anziché una messa o un rosario, un qualche impropero, qualche insomma, parolaccia, ecco. Quindi va bene. E adesso parliamo ancora di fortuna, questa volta fortuna vera, perché baciato dalla fortuna con 23.000, con 23 milioni che poi non vengono cambiati, vuol dire essere baciati a tradimento, un bacio della fortuna ma un bacio di Giuda. Invece qua abbiamo un doppio bacio della fortuna a una donna che compra un gratta e vince da 100.000 euro per festeggiare, dice me ne compro anche un altro e ne vince 300.000. Siamo nel Delaware, una settantenne è stata baciata due volte. Questa non è, diciamo, come si dice, non è, questa botta, è proprio di... Comunque, ti dico, diciamo, tutti i dettagli, non solo una doppia vincita, ma anche un premio triplicato. Così una signora di 70 anni è diventata un caso di fortuna sfacciata, come definita dalla stampa locale, dopo aver sbancato le casse delle lotterie delle fortune del Delaware negli Stati Uniti, con una prima vincita equivalente a 100.000 euro, la seconda pare 300.000 euro, quindi totale 400.000 euro circa. Praticamente lei ha acquistato due biglietti della Delaware Lottery in una stazione di servizio a città e ha scoperto di aver vinto 100.000 dollari, e il 20 ottobre è andato presso la sede statale del concorso a ritirare il denaro ricevuto. Per la donna, quindi, praticamente una volta ritirato il suo premio ha deciso di festeggiare comprando un altro biglietto, ok? È giusto, no? Si fa anche quando si vincono cifre, esatto, diciamo, meno importanti. Esattamente, alla fine ha vinto 300.000 dollari in più, quindi in totale 400.000 dollari, ok? Quindi 70 anni questa donna, riceverà l'intero incasso e lo conserverà per la sua pensione senza far cenno a alcun progetto futuro, ovviamente. Nell'Italia, invece, in Italia, nel mese di gennaio, un uomo di Rubiera ha vinto 2 milioni di euro. La stessa cifra vinta, tra l'altro, qui a Teramo qualche tempo fa, mi pare, cose importanti. Quindi, ragazzi, diciamo che il gioco, giocate con moderazione, perché insomma scommettere, giocare a gratta e vinci, giocare all'otto, può essere insomma dispendioso e anche pericoloso laddove non ci si riesca a gestire, ma qualche volta tentare la fortuna può essere anche una cosa piacevole, può riservare piacevoli sorprese se si è molto fortunati. Vi dico una cosa, qualche diciamo puntata addietro, io e Stellina abbiamo provato a giocare al gratta e vinci qui in un bar, diciamo, prossimo allo studio. Abbiamo preso due biglietti di quelli importanti, quelli importanti, abbiamo vinto zero. Però abbiamo preso il caffè, perciò stiamo un po' in compagnia. Così anche quella è una ricchezza. Quindi va bene, niente. Che ne pensi comunque? Mo, a parte la fortuna. Fortuna, chi vince è fortunato. Chi vince ha avuto la classica botta di. E la continuate voi. Vabbè. Ci sono delle botte, ma diciamo che i gratta e vinci nel 90% delle volte non sono vincenti, altrimenti non ci sarebbero tutte queste grosse vincite. Pensate quanti biglietti si devono vendere per arrivare a vincere una somma del genere, giusto? Sì, perché qualcuno, quindi, possa vincere delle importanti quando somme. Quando si vince 5 euro lo sappiamo tutti che si ricompra il biglietto sperando ci si mantiene in vita, si dice. Quando si vincono 100, qualcosa si rigioca e qualcosa in tasca, e quando se ne vengono di più si è fortunati. Comunque, ragazzi, come detto, giocate con moderazione, e se proprio dovete, insomma, volete diventare ricchi, tra virgolette, pensate di lavorare, cioè di trovare altre strade, inventatevi qualcosa, investite, trovate qualche soluzione fantasiosa, come fa la nostra Rebecca. Rebecca è una lavoratrice, diciamo, di quelle un po' più moderne. Sai che oggi esistono lavori che prima magari non esistevano. Ok, e infatti, allora, tanti lavori. Aspetto che ti mostri, che Pietro ti mostri il tablet, così mi dici che ne pensi di Rebecca, come ti sembra? Rebecca mi sembra in forma. Esatto, lei praticamente che cosa fa? Si occupa di intrattenere giovanotti e signorine, insomma, ognuno ha i propri gusti, su OnlyFans. È un sito fissato, la notizia, capito che esco. Faccio vedere vedo meglio, che cresce la tua, Rebecca, diciamo, interesse
per questo sito. Ti sto dicendo semplicemente che sono notizie del mattino, è mattina, io leggo il mattino, e quindi per dire che succede, lei lavora su OnlyFans, intrattiene insomma followers indipendentemente dal loro orientamento e via discorrendo. Di fatto praticamente però, siccome si è rifatta il seno, perché insomma mostra il suo corpicino anche a favore di telecamera, e praticamente che cosa ha ben pensato? Dice: se io quello che guadagno con OnlyFans poi lo spendo per rifarmi il seno, non ci guadagno niente. E allora io il seno, le spese per il seno me le scarico. È stata ovviamente, è stata criticata un po' dai followers laddove ha reso pubblici i suoi guadagni. Però secondo qualcuno, o meglio secondo lei, secondo il suo commercialista, lei ha diritto al rimborso delle tasse per le spese sostenute per il seno, perché quello di fatto è uno strumento di lavoro, capito? È un po' come se, che ne so, Stellina si compra una nuova telecamera e la scarica perché deve fare il dillo a Stellina in giro, ha bisogno di una nuova telecamera, un nuovo microfono. Mi sembra cioè, giusto. Ci sta questa cosa. E lei praticamente niente, ha scaricato il seno come spesa aziendale. E Becca Goodwin, star su Instagram e OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti, si è ritrovata sommersa di critiche perché secondo qualcuno non aveva diritto a questo rimborso. In particolare poi ci sono alcuni paesi in cui il tema delle tasse è particolarmente delicato, in Inghilterra sono molto attenti a queste cose, e secondo qualcuno questa spesa non era deducibile. Ma lei dice a tutte le persone che si lamentano del fatto che la mia plastica al seno non sia deducibile dalle tasse, ecco le informazioni che avete richiesto. Ha spiegato di aver dichiarato per quell'anno fiscale un reddito di circa 220.000 euro, averne spese per l'intervento 3.600. Ha fatto l'operazione il 20 giugno e a luglio ha realizzato il profitto di oltre 20.000 sterline grazie all'investimento sul seno. Quindi questo investimento ovviamente le ha portato guadagno, ma può anche essere scaricato. Insomma, uno strumento. Tu che ne dici? Ma dico che è uno strumento, per l'amore di Dio. Cioè, nel senso che... avendo agito, diciamo, sulla chirurgia estesa, sul suo corpo, ha fatto un investimento. Effettivamente non si può neanche tanto biasimare, no? Perché se tu, ecco, compri qualcosa per il tuo lavoro, io lo posso scaricare. Qui la materia è un po' inciampata, come sì, si direbbe qua in Abruzzo. Qualche esperto commercialista, chissà se in Italia... Ecco, un esperto, ma un espertone si dovrebbe chiamare. Io direi che la settimana prossima possiamo tornare sull'argomento sentendo telefonicamente qualcuno che ci potrà dare io questa cosa, perché soluzione. A questo punto ricordi l'oggi anche io e te possiamo scaricare, che ne so, il barbiere, perché dobbiamo essere presentabili, la lavanderia per la camicia, bravo, è, però lì si agisce proprio, diciamo, sul tuo io, quindi messo a nudo, quindi comunque voglio... Però ecco, anche i capelli secondo me potrebbero essere scaricabili, deducibili, esatto, perché ci facciamo il seno, ciao, siamo a posto. Comunque ti volevo dare qualche dato, perché Rebecca ha cambiato la sua vita iscrivendosi al sito di abbonamento, sì, sito per adulti, e in precedenza viveva di buoni pasto e lottava per provvedere alle sue due figlie, ma da quando si è iscritta a OnlyFans, non lo dico perché magari qualcuno, sì, solo per dare una notizia, la mamma single è stata in grado di acquistare una casa da 230.000 sterline e un'auto da 45.000. In precedenza avevo detto, ho vissuto insomma con difficoltà, è avviato OnlyFans per disperazione, ha finito per guadagnare 1.600 sterline nei primi 10 giorni, è stata una follia, ma da là in poi è stato tutto un salire. Ok, ti ridico il suo nome, se ti interessa Rebecca Goodwin anche su Instagram la puoi trovare per vedere insomma questa signorina. Vabbè, io non lo segno, no, ma anche per chiedere informazioni rispetto all'aspetto fiscale, magari ce ne andiamo, che ne so, in Inghilterra a lavorare, a fare così. E adesso abbiamo e adesso invece torniamo a temi più vicini alle nostre, diciamo, alla nostra quotidianità, alle nostre competenze. Quando dico nostre parlo proprio di me e di Stellina, cose che sono più vicine a noi, perché noi vorremmo aprire un profilo OnlyFans ma non abbiamo i numeri per farlo. E allora siamo più vicini alle pratiche di questo giovanotto che a Como va fuori strada ubriaco con l'auto e si schianta, e che cosa fa quando arrivano i carabinieri? Accoglie i carabinieri cantando, perché giustamente si deve strammatizzare.
un incidente rocambolesco si è verificato la notte tra mercoledì e giovedì a Giussano, in Brianza, non solo per la dinamica, ma anche per le scene grottesche e surreali alle quali i carabinieri hanno assistito. L'incidente alla rotatoria, questo ragazzo di 23 anni a bordo dell'auto della madre, una Fiat Stilo. Esiste ancora Stilo? No? Non la fanno più assolutamente, quindi diciamo che il danno economico, diciamo, relativo. Però di fatto lo Stilo, quello si è infilato, perché era uno Stilo, e si è infilato praticamente contro un palo. Fortunatamente non si è fatto niente, ma quando è arrivata la pattuglia dei carabinieri hanno provato a soccorrerlo, lui, nonostante la gravità della situazione, ha iniziato a cantare euforico e felice la canzone sotto il sole, di riccione, di riccione. I militari, increduli e spiazzati dal comportamento del ragazzo, hanno intuito che non è che ci voleva proprio la laurea, che potesse essere sotto i fumi dell'alcol. Lunedì era Pasquetta, no? Aspetta, siamo l'otto. Ah. L'otto era sabato, cos'è? No, l'otto era domenica. Andiamo a consultare. L'otto era, nove era Pasqua, l'otto era sabato santo. Vabbè, quello ha fatto gli aperitivi. Sabato santo, ci sta. Lasciato a messa. Sicuramente, praticamente hanno fatto l'alcol test, la richiesta è stata però rifiutata, e così il ragazzo è stato denunciato. Gli hanno ritirato la patente, 10 punti decurtati, e hanno inflitto una multa per l'incidente. L'auto è parzialmente distrutta, è stata riaffidata alla madre, che ha ricevuto la telefonata del figlio che si è scusato. Mamma, fatto lo stupido, ho voluto fare due giri di rotonda, e niente, è così. È un ragazzo che è una bravata, che il ragazzo non dimenticherà. Tuttavia, al netto del fatto che non si beve se si guida, bisogna fare attenzione, via discorrendo, farvi un aperitivo per sabato santo ci può stare, però poi non guidate. E se proprio fate una fesseria, profilo direi un po' più basso, perché cantare davanti alla pattuglia che arriva è in qualche modo indicativo che qualche cosa c'è. Sicuramente sotto. È stata una mossa azzeccata quella di cantare all'arrivo dei carabinieri. Insomma, poteva evitarlo il ragazzo, perché di solito in questi casi, quando ci si capita. Però insomma, inasprire le pene con questa cantando mi sembra eccessivo. Volevo chiederti, tu quando sei stato qualche volta fermato, insomma, ovviamente tu sei uno che sa che se si beve non si guida, quindi, ma ti è capitato che qualche poliziotto, carabiniere, qualche forza dell'ordine, conoscendo il tuo personaggio, ti abbia chiesto: dai, stai lì, facci un pezzetto di affetto, facci un pezzetto di... No, ti è capitato, mi hanno chiesto una barzelletta, ero sempre in condizioni, diciamo, legali, anche dopo una serata capita di essere fermati, perché si gira, diciamo, di notte, però si evitano sempre. No, ma dico questo perché immagino devi anche devi stare lucido, non devi bere. Immagino anche le forze dell'ordine, i carabinieri, polizia, insomma, che sono vigili, insomma, chi presidia le strade, che in qualche modo di notte, tarda, col freddo, è lì a fermare automobili, magari anche una cosa piuttosto noiosa, arriva uno stellino e dice: ci facciamo raccontare una barzelletta, almeno poi passiamo di 5 minuti di allegria, no? Perché sennò anche un'occasione. Anche è capitato anche al contrario, gente che non mi conosceva dice: lei dove va? Sai quando ti guardo dentro la macchina con la pila e c'era il vestito con le paillette, quello che utilizzo per le serate. Lei dove va con questo costume da supereroe? Mi disse uno. Disse: non è un costume da supereroe, io ci lavoro con questo costume. Che lavoro farà? Poi non si anda, perché poi quando ti fanno queste domande sembra che vogliono sapere, quindi io poi mi irrigidisco. Vabbè, ci sta. Tu stai lavorando, io pure. Tu hai detto: io faccio il comico, insomma, intrattenitore. Non fate gli sceriffi, non fate gli sceriffi. C'è qualcuno che ha un atteggiamento, quello, insomma, purtroppo è una cosa, diciamo, di default. Personale, ognuno c'ha il suo. Comunque, a proposito di notti brave, c'è anche uno spazzino dell'ama. Questo è simpatico. Che è praticamente cornetti di notte. Attenzione. Vabbè. Sala slot e sesso a pagamento. Però. Che triplete. Nel turbino durante il servizio usava i mezzi aziendali per tutto, tranne che per raccogliere i rifiuti. Dopo le verifiche degli 007.
insomma, 007 dell'AMA, li voglio vedere, però va bene, sono state le indagini di fatto, rischia il posto di lavoro. Gli 007 ingaggiati da AMA lo hanno trovato una volta appartato nella cabina di guida del camion con una prostituta. Poi lo hanno visto entrare in una sala slot. Quindi dopo averlo inserito, dopo aver inserito le quattro fette ed essere sceso dall'autocompattatore, lo hanno pizzicato mentre entrava in una pasticceria notturna per poi uscirne dopo qualche minuto. Con tutta probabilità con qualche cornetto ciambella al seguito. Adesso io voglio dire... La ciambella, il cornetto, ci può stare, una fame, sta lavorando, si ferma. Non è proprio una cosa alla fine del mondo, non andrebbe licenziato per questo, però le prostitute nella cabina... Diciamo che non è una condotta di lavoro, è la sala slot, credo, forse eccellente, è andato, diciamo che è stata una nottata perfetta, è andato sì. A cercare fortuna. Perché non voglio essere volgare, non farò questa battuta, però lui probabilmente aveva detto, ma forse stavo lì perché a me mi avevano detto che io dovevo... Lui ha cercato la fortuna, diciamo, a giocare alle slot, ha vinto per festeggiare è andato dove sappiamo dalle signorine, mm-hmm. Poi logicamente gli è venuta fame dopo la prestazione e poi la fatica è finita perché il tempo è scaduto e quindi... Allora, c'è anche da dire una cosa che io voglio dire, a parte il fatto che se... Pietro, mi ridai un attimino il tablet? Allora, ti faccio vedere il logo dell'AMA, ok? Guarda qui, che è una manata praticamente, già così ci potrebbe essere un bambino, come se... ma poi già il nome AMA, quello dice AMA io ho amato, se tu mi dici lavoro per l'AMA sono amatore, come si dice, amante, comunque vabbè, quindi adesso rischia il posto di lavoro, tu comunque che ne pensi? Penso che sicuramente deve cambiare, deve lavorare questa persona, se era frutto... Gli diamo un'altra possibilità, tu dici? Io gli darei un'altra possibilità, certo che se era una cosa ripetitiva, che è, diciamo recitiva, no, però sti 007 non si capisce la prima volta che lo fa, se già l'aveva fatto, se qua era già stato segnalato, allora combatta, dà una calmata, come si dice, oppure si passa un altro servizio. Poi si vedrà. Lo mettiamo in ufficio, diciamo. Facciamo fare un'altra. No, in ufficio no, ma diciamo in un... non lo so, gli cambiano servizio, lo mettono a lavorare da un'altra parte, boh. Chissà, staremo a vedere. Adesso torniamo dalle nostre parti perché andiamo a Roseto, sai, non sempre gli incidenti o meglio, diciamo, le problematiche con le automobili scaturiscono da problemi legati al bere. C'è qualche volta anche l'essere un po' sprovveduti o comunque creativi o comunque creatini, mettiamolo così. Allora, tu conosci la Tesla? Tesla, Elon Musk. L'automobile elettrica che ha grande successo nel mondo. Pionieri. Ok, elettrico. Capita che qualche volta qualcuno ne vediamo a spasso anche dalle nostre parti, no? Certo, no, tipo? Ci sono numerosi amici che ce l'hanno, certo è una macchina di nicchia. Costa anche le ingenti somme, però va bene, si vede però. Ultimamente sempre di più chi sposa l'elettrica, insomma, questa macchina è quella diciamo più evoluta più affidabile, una macchina particolare, carina, certo. Non mi fa impazzire. E la domanda che ti faccio è questa, se tu avessi una Tesla, dove andresti con questa Tesla? Ma sicuramente le autostrade sono quelle che sono più adatte alle... Tu c'è bella autostrada, asfalto, sì, e l'asfalto. Perché non una spiaggia con la sabbia? Beh, la spiaggia è dura, io lo so dove vuoi arrivare, ma la spiaggia con un elettrico è veramente dura. Già con l'auto, comunque a Roseto degli Abruzzi si avventurano con la Tesla sulla spiaggia ma restano bloccati. C'è bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco che siccome non hanno niente da fare devono andare a ricacciare i salami che si buttano in spiaggia la mattina di Pasqua, esatto, perché no, è la vigilia di Pasqua, la mattina della vigilia di Pasqua, quindi sabato mattina, quando è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'auto elettrica che non riusciva più a muoversi sulla sabbia. E quindi niente, c'erano dei ragazzi che di prima mattina hanno detto ma sai che c'è? Andiamo in spiaggia, no, perché sì. Secondo me questa Tesla Model
3, modello 3, e potrebbe farcela. Questa va bene, andiamo, torniamo, facciamo il selfie, mettiamo il video su Instagram, facciamo le visualizzazioni su TikTok. E invece hanno fatto male i conti, perché quest'auto, che non è certo il mezzo più adatto per escursioni fuori strada e ancora di più sulla sabbia, la macchina bassa, è rimasta bloccata, le ruote giravano a vuoto, i ragazzi sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco per liberare l'auto e poter tornare in strada. E parliamo sempre della mattina della vigilia di Pasqua. I vigili, che non avevano niente da fare, sono andati a salvare questi tre salami che in qualche modo... Mi piace salame. Vabbè, dai, la vigilia di Pasqua, che la tengo, no, ma è giusto. Con la testa di papà, mi spiace, ragazzo. Dai, però. Ragazzi, queste bravate, sicuramente è simpatica la cosa. Facevate due selfie in spiaggia la mattina di Pasqua con la Tesla, che per fare mezzo saputo, gioco di parole. Sì, faceva di Fregni in spiaggia un bel selfie con la Tesla. Sì, però insomma non per riuscire, sta bravata, anzi sarà costato sicuramente qualcosina, perché ricordiamolo che i vigili del fuoco in questi casi cercano la moneta. Speriamo. Non è un incidente, è una cosa salata voluta, assolutamente. Ma sì, ha dato il mare. Cosa sedime, tu dici. Comunque, dicevamo questa cosa, come direbbe qualcuno, un barrete va guidi. Comunque, adesso ti voglio fare una domanda prima di chiudere questa puntata. Sei mai stato a Tenerife? Tenerife no, mi manca. Ah, però... io ero convinto che ci fossi stato. No, Tenerife. Perché avevo questa notizia che mi sentivo. Tenerife, guarda, ti dico la verità, sai perché non ci sono andato? Perché la reputo una meta da fare dopo i 50 anni, 55, perché tu sai che molti pensionati, una volta appunto essendo pensionati, finita diciamo l'era lavorativa in Italia, si spostano a Tenerife perché c'è questo paradiso diciamo economico, diciamo meno tasse, o quando meno lo spettro di un diciamo meno tasse, quindi prende una menzione più cospicua. Anzi, un mio amico ha aperto anche un ristorante, quindi c'è devo da dire andare. Che lì poi fa caldo, il riscaldamento non lo paghi, i prezzi sono mediamente più convenienti. Adesso magari si è un po' inflazionata, ma si sta bene. Si sta bene. Questo, comunque pensavo ci fossi stato, perché c'era questa notizia che titola così: sesso in vacanza a Tenerife e resta incinta. Aia. E ora su TikTok cerca il papà. Io dico, chissà che non ci è andato stellino. No, assolutamente no. Però insomma, la signorina doveva stare un attimo attenta, che ne dici tu? Comunque lei ha deciso di tenere il bambino, quindi ha detto, e ha voluto scoprire che è il padre. C'è però un risvolto che potrebbe essere drammatico, noi speriamo di no, ma potrebbe essere drammatico, perché addirittura una volta pubblicato il video sulla piattaforma social ha ottenuto molte visualizzazioni e secondo alcuni utenti il ragazzo con cui questa trentenne avrebbe avuto un rapporto sessuale e che quindi il ragazzo con cui in qualche modo lei è rimasta incinta potrebbe essere un ragazzo di 19 anni che purtroppo rischia di essere morto in un tragico incidente. Se è lui, ok, questa donna viene dalla Scozia, è andata in vacanza lì e poi è rimasta incinta, ha deciso di tenere il bambino. E ha fatto questo video, è partita questa ricerca, ma praticamente il papà potrebbe essere un ragazzo di 19 anni morto in un incidente, oppure potrebbe essere qualcuno che si finge morto perché, non so, no, nel senso non vogliamo, perché la morte è una tragedia, non mi sembra, però è da approfondire questa, ma questa settimana la riprendiamo, vediamo se ci sono novità, vediamo un po' che succede. Allora. E adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata, noi vi diamo appuntamento domenica prossima, considerate che arriveranno tanti appuntamenti che sono il 25 aprile, poi ci sarà il 1 maggio, nel mezzo ci sarà la fiera, quindi vediamo un po' se ci sarà qualche novità che arriverà, ve lo diremo in corso d'opera. E poi ci sarà virtù, un periodo così. Però il problema qual è? Siccome sono tanti eventi che si fanno anche all'aperto potenzialmente, il meteo, come dobbiamo Il meteo ce lo dice Mauro Rastelli, il meteo Cafò, il meteo Occhio e Croce, così, anche perché farà freddo. Buona domenica. Ciao Stellina, ciao Gianluca, un saluto a tutti gli amici di Super J e buona domenica. Qua sta arrivando l'ennesima perturbazione dall'Atlantico, dal Nord Atlantico. Lo 4 Brellanda fa 3 anni, hai visto? Piove quasi tutti i giorni.
Le quattro gocce che ha fatto le quattro brillanti, avete visto che convenete? Avete visto? E insomma, mo saranno un po' di giornate grigie, piovose, più invernali che primaverili, venti da nord, quindi a partire già da oggi, domani, martedì. Poi mercoledì ancora pioggia, però un lento, un timido miglioramento, ma timido che se propugna sì, se propugna la fraga. Da mercoledì, perché poi giovedì, venerdì saranno altre giornate ancora instabili, ancora che magari partiranno un po' meglio la mattina, dopo lo pomeriggio si scappa il temporaluccio pomeridiano, più probabile ovviamente sulle zone interne magari la costa verrà anche salvata. Quindi anche se vi date lo sole, ombrelluccio a portare in mano è sempre meglio portarlo. E dopo sabato e domenica può essere che torna l'alta pressione, ma qua è tutto da confermare ovviamente. Seguite sempre il grande Marco su Super J e se volete il Meteo Cafone Teramo su YouTube tutti i giorni. Io per il momento vi saluto, buona domenica, buona settimana, ci vediamo domenica prossima. Ciao!